Ricordiamoci spesso che se il Signore ci ha creati e ci sta continuamente sostenendo in vita, c'è un motivo importante per ciascuno di noi e per gli altri. Significa che tutti noi abbiamo una mansione che dobbiamo portare avanti con amore, determinatezza e costanza. Però dobbiamo impegnarci a cercare di scoprirla di giorno in giorno con l'aiuto dello Spirito Santo, il quale ci manda sempre dei segni, se li vogliamo leggere con umiltà. Le numerose morti improvvise di giovani ed adulti che oggi stanno aumentando notevolmente dimostrano che Dio può toglierci il respiro quando vuole. Egli conosce infinitamente meglio di noi i motivi per cui esistiamo e perché ci fa rimanere in vita. Motivi che sono sempre buoni e giusti, perché Dio è bontà, misericordia e giustizia. Il Signore desidera che tutti siamo salvi in Lui ed attende pazientemente la nostra conversione. Dobbiamo però star molto attenti affinché il nostro cuore non si indurisca e si rifiuti di obbedire al Signore o di credere in Lui. Egli non vuole privarci del libero arbitrio, ma è comunque padrone delle nostre vite. Non abusiamo della sua bontà e misericordia. Chiediamogli spesso perdono, facciamo buoni propositi ed agiamo sempre in Lui.